Ciao a tutti, sono Mondo dello Spettacolo, benvenuti alle ultime notizie di oggi. Si era detto che l'ex giornalista di punta del TG1 fosse già pronto a passare alla concorrenza, ma a quanto pare le voci circolate nelle scorse ore non erano vere. Nelle scorse ore si è fatto un gran parlare di una notizia che sulla carta sarebbe stata clamorosa, ma che in realtà è stata poi smentita. Si era infatti detto che Francesco Giorgino, volto di punta per anni della fascia serale del TG1 di Rai 1, fosse pronto a passare dopo tanti anni alla concorrenza. I rumors su un possibile passaggio di Francesco Giorgino a Mediaset sono apparsi questa mattina, 18 luglio, sul quotidiano Libero. Il giornale aveva scritto che dopo 30 anni di onorato servizio in Rai il giornalista sarebbe stato pronto per lavorare per conto del Biscione. Stando alle indiscrezioni, la trattativa con lui era già in fase avanzata. Ma cosa c'è di vero, a riguardo? La risposta a questa domanda è, nulla. A smentire le voci apparse poche ore fa sul giornale è stato questo pomeriggio il giornalista Giuseppe Candela, penna importante di Il Fatto Quotidiano e Dagospia. Su Twitter, Candela ha parlato di «rumors infondati», dopo essere, probabilmente, entrato in contatto diretto con Mediaset. Qui sotto il tweet dove si parla del tema, d'altra parte, non c'è poi da stupirsi se le intenzioni e i programmi di Francesco Giorgino siano ben altri. Proprio qualche giorno fa, dopo il terremoto che aveva colpito il TG1, si era infatti parlato di un importante nuovo incarico per lui, sempre per Mamma Rai. Francesco Giorgino, cosa è successo al TG1 e che fine farà ora? Nei giorni scorsi una vera e propria rivoluzione interna ha portato grosso scompiglio nella redazione romana del celebre telegiornale. A scatenare polemiche e malumori è stata la direttrice del TG1, Monica Maggioni, che aveva chiesto ad alcuni giornalisti della fascia serale di prendere le redini anche dell'edizione del mattino. Una richiesta, questa, che ha scontentato molti e portato Giorgino a intraprendere una dura battaglia personale. Il giornalista aveva chiesto alla Maggioni di essere esonerato dall'incarico, per motivi di salute, ma si è trovato di fronte un muro. Il suo no, e con lui si sono accodate anche le colleghe Emma D'Aquino e Laura Chimenti, ha portato la Maggioni ad un'epurazione di massa dal TG serale, spingendo Giorgino a intraprendere persino vie legali. Oggi, in ogni caso, per il giornalista si sta per aprire un nuovo capitolo, presto Giorgino si occuperà della direzione editoriale per l'offerta informativa. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.